Ciao, sono Mirko, uno dei ricercatori del progetto Leggere Forte, e quest'oggi vi leggerò Lo strano violinista dei fratelli Grimm. C'era una volta uno strano violinista che se ne andava solo soletto per un bosco e pensava a questo e a quello, e quando non seppe più a cosa pensare, disse fra sé: Mi annoio molto qui nel bosco, vorrei trovarmi un buon compagno. Allora prese il violino che portava dietro la schiena e cominciò a suonare, così che il suono si diffondeva fra gli alberi. Non passò molto tempo e arrivò un lupo attraverso il fitto del bosco. Viene un lupo, non mi va per niente bene, disse il suonatore, ma il lupo gli si avvicinò e disse: Caro violinista, come suoni bene, anche a me piacerebbe imparare. È presto fatto, rispose il violinista. Devi solo fare ciò che ti ordino. Oh, violinista, disse il lupo. ti obbedirò come uno scolaro al suo maestro. Il violinista gli ordinò di seguirlo e quando ebbero fatto un po' di strada assieme, giunsero ad una vecchia quercia, internamente cava e con una spaccatura nel mezzo. Vedi? Disse il violinista. Se vuoi imparare a suonare il violino, metti le zampe davanti a questa spaccatura. Il lupo obbedì, ma il violinista prese svelto un sasso e gli incastrò le zampe con un colpo, e così saldatamente che quello dovette starsene lì come un prigioniero. Aspettami finché non torno, disse il violinista e se ne andò per la sua strada. Dopo un tratto di strada disse di nuovo fra sé: ma annoio molto qui nel bosco e voglio cercarmi un compagno. Prese il suo violino e suonò fra gli alberi del bosco. Non passò molto tempo e venne una volpe strisciando fra gli alberi. Ah, viene una volpe, disse il violinista. anche questa non mi va bene per niente. La volpe venne e gli disse: Violinista, come suoni bene, mi piacerebbe imparare. È presto fatto, disse il violinista. Devi fare tutto quello che ti dico. Ma certo, violinista, ti ubbidirò come uno scolaro al suo maestro. Seguimi. Disse il violinista, e quando ebbero fatto un pezzo di strada giunsero in un sentiero che, da entrambe le parti, era contornato da alti cespugli. Il violinista si fermò, piegò un giovane nocciolo fino a terra e lo tenne fermo con il piede. Poi dall'altro lato incurvò un altro alberello e disse: Bene, volpicina, se vuoi imparare qualche cosa, allungami una delle tue zampe davanti, alla sinistra. La volpe ubbidì e il violinista gliela legò all'albero di sinistra. Volpina, Disse. ora porgimi la destra. E la legò all'albero di destra. E quando vide che i nodi delle corde tenevano abbastanza, lasciò la presa. Gli alberi svettarono verso l'alto e si portarono dietro la volpe, che se ne stette lassù a zampettare. Aspettami finché torno, disse il violinista, e se ne andò per la sua strada. Poi di nuovo disse fra sé: ma annoio qui nel bosco, voglio cercarmi un altro compagno. Prese il violino e il suono si diffuse per il bosco. Venne un leprotto saltellando. Ah, arrivò il leprotto, non lo volevo proprio. Ehi tu, violinista, disse il leprotto. Come suoni bene, mi piacerebbe imparare. È presto fatto, devi solo fare quello che ti dico. Oh, violinista, disse il leprotto. ti ubbidirò come uno scolaro al maestro. Se ne andarono per un tratto insieme e giunsero in una radura dove c'era un pioppo. Il violinista legò un lungo spago al collo del leprotto e l'altro capo l'annodò all'albero. Corri, leprotto, corri 20 volte attorno all'albero, disse il violinista, e il leprotto obbedì. E quando ebbe fatto 20 giri, la corda si era torta 20 volte attorno all'albero. E il leprotto era prigioniero e aveva un bel tirare e strattonare,
si tagliava solo il collo delicato con quella corda. «Aspetta finché torno», disse il violinista, e continuò la sua strada. Intanto il lupo aveva spinto, strattonato e addentato il sasso, e tanto aveva fatto che si era liberato le zampe dalla spaccatura. Pieno di rabbia e collera, corse dietro al suonatore per sbranarlo. Quando la volpe lo vide correre, cominciò a lamentarsi e a gridare a squarciagola: «Fratello lupo, vieni a salvarmi, il violinista mi ha ingannata!» Il lupo curvo gli alberelli fino a che con un morso spezzò la corda e liberò la volpe, che lo accompagnò per vendicarsi del violinista. Trovarono il leprotto legato e lo liberarono a tutti assieme e andarono in cerca del loro nemico. Per la strada il violinista aveva ripreso a suonare il suo violino e questa volta era stato più fortunato. I suoni giunsero all'orecchio di un povero taglialegna che, appena li ebbe uditi, volente o nolente, interruppe il suo lavoro e con l'ascia sotto braccio si avvicinò per sentire la musica. «Finalmente il compagno giusto», disse il violinista. «Perché un uomo cercavo, non bestie selvatiche». E cominciò a suonare tanto bene e con tanta dolcezza che il povero uomo se ne stava lì incantato e li sentiva allargare il cuore dalla gioia. Mentre se ne stava lì, così, vennero il lupo e la volpe, e il leprotto, così che lui si accorse che avevano in mente qualcosa di cattivo. Allora levò la sua scure lucente e si mise davanti al suonatore come per dire: «Chi ce l'ha con lui avrà a fare conti con me!» Allora le bestie si impaurirono e tornarono nel bosco. Il suonatore, per ringraziamento, e poi proseguì: è stato letto Lo strano violinista di Jacob e Wilhelm Grimm, Newton Compton Editori.